E comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera, voglio forza Napoli. Allora, visto che ieri ho fatto un video abbastanza delicato per il mio amico Ciro, beh, a Ciro gli piacevano i miei video perché gli strappavo un sorriso e quindi è meglio che ce lo ristrappa ancora questo sorriso. Beh, ieri si è sentito tanto parlare del aspetti, mannaggia miseria, ma non potevi sputare da parte, no? Mannaggia, pata turca, che schifo, mamma pompea mia, ti fai bruciato, ti fai da saliva, mamma mia, che schifo, omma che sì, mamma ro carmana mia. Ma non pochi con te, un pochi di dignità, un po' di pudore, ma che schifezza è questa? Mamma mia. Ma con mia merda, sì. Mamma mia. Però voglio, non è meglio lo sputo della sorella. Guarda, questa la sorella da culo a costo. L'avete vista? Guardate un poco. Guardate un attimo. Voilà. A tu muo sputare, ma tu a destra, a sinistra, mucca, di reggi, ca a tu. Sputami. Con vero piacere a te. A Friday no, perché Friday è stato proprio uno sporco. Uno proprio... è stato proprio un essere schifoso, spregevole. Con quel gesto... gesto più schifoso che uno può fare. Quindi tu... ma puoi sputare o tu. Sto qua. Qua sto. Meglio la sorda, no? Voglio. Meglio la sorda, no? Ciro, meglio la sorda, giusto? Meglio la sorda, voglio. Meglio la sorda. Ma a bando l'ironia. Ma che combina sto costo? Ma sto costo che combina? Allora, partiamo dall'inizio. Sicuramente da qualcosa è stato provocato da Di Francesco. Questo è poco ma sicuro. Questo è poco ma sicuro. Come effettivamente non era il caso, che pure che è stato provocato, si poteva fare di tutto, ma non lo sputo, perché raga, lo sputo è la cosa più schifosa che esiste sulla faccia della terra. È la cosa più schifosa. Io non voglio fare il moralista, ma adesso a Dagola Costa, che giustamente non è stato l'unico che ha sputato. Ma in questi casi ha sputato lui e pagherà. Ma secondo me pagherà anche da parte della società, perché ci sta Ricci. A differenza nostra, parlo di noi, del mio Napoli, come società, perché come presidente nostro, ho sapito, fa tutto. Dirigente, la massaggia palo, vuole fare tutto come società organico, proprio societario, è molto più compatta a Rubendus e quindi sicuramente verrà sanzionato per due, da due parti, sia dalla società, sia dalla società e sia dalla FIGC, come minimo, ed è poco, per un gesto del genere come minimo dovrebbe iniziare nel 2018 questa gioca, nel 2019 questa gioca, mettiamo questo in chiaro. Però a meno 5 giornate, ed è poco, le deve avere, e io sono sicuro al 101%, conoscendo come è severa la società della Juve, che fa rispettare, e abbiamo il quadro di Bonucci che fu messo in Champions in tribuna, perché
chi comanda l'allenatore e il giocatore si attesta muto. Ed è giusto così, ed è giusto. Una grande società, su questo gli do atto, questo non è lecchinaggine, è obiettività, se permettete. Non faccio mai il cado culo perché non ci tengo proprio, vedi, voi lo sapete, io non ci tengo proprio. Ma quello che dico io, come ho detto prima, da quella costa non è l'unico che alla fine ha fatto un cesto schifoso. Sono stati Totti, che mi ricordo io, quello dell'Inter, i nomi mo non mi viene in mente, però parecchi. E questi gesti qua sono stati almeno puniti da 5 giornate a salire, come minimo, perché se gli darebbero per uno sputo 2 giornate, 3 pure giornate, raga, è una vergogna, è un proprio uno scandalo, è uno schifo, perché raga, parliamoci chiaro, veramente. Dobbiamo dare l'esempio, voi specialmente che siete strapagati, che esempio date alle scuole calci, che esempio date, se vedete che siete proprio voi, che esempio date, ma in questi casi state voi sul banco degli imputati, in questi casi. Come la stessa cosa, un esempio buono non l'ha fatto Totti quando sputò, quando ai mondiali, poi pure in altre circostanze, altri giocatori, l'ho detto dell'Inter, del Napoli non ricordo, però se è pure del Napoli, per me fanno tutti letteralmente schifo questi giochi, schifo, sono vergognosi, parliamoci chiaro. Può essere del Napoli, del Benevento, di Milano, ma in questi casi è capitato della Juve. Quindi diciamo sì che lo vogliamo imputare proprio a questo gesto schifoso, a costa, però ci sono stati altri giocatori che hanno fatto schifo con questo gesto schifoso. Ma città, meglio la sorella, è meglio la sorella che... L'amo facesse sputare tutto questo, sinceramente, e voi sotto i commenti, se avete visto sotto, avete visto fino a questo punto del video, hashtag Megliasor e Costa, hashtag meglio la sorella di Costa, mi raccomando, fino a questo punto, comunque come minimo 5 giornate, vergognoso, un gesto, ma in questi casi ve l'ho detto, sto parlando al momento, ma hanno fatto parecchio schifo tutti, quindi mo dovevamo alzare il polverone, lo sapete come sono io a livello che potevo, però per me è un gesto, e credo per tutti, è un gesto schifoso, però c'è da dire che questo gesto schifoso non è né il primo e non è stato nemmeno l'ultimo, perché ce ne saranno altri sicuramente. Io spero di no, perché questo gesto è il gesto più schifoso che uno possa fare. Asputazzi, ma che schifo, ma che educazione, che insegnamento diamo giustamente alle scuole calcio dei bambini in generale, tutti, ma no, da quella costa in generale sto parlando, in generale, in questo caso è lui, ok, ma io parlo in generale, questi gesti qua proprio sono l'anticalcio proprio in persona, mamma mia. Comunque ve l'ho detto, raga, hashtag meglio la sorella di Costa, avete capito? Mi raccomando, ciao a tutti, un bacio, è sempre Forza Napoli, perché tutto resta munnezza e sicchio, ciao a tutti, Forza Napoli. Sempre e comunque, Forza Napoli! Un giorno all'improvviso, mi innamorai di te.